ieri, tornato da Milano, ho visto un po' d'allenamento, l'ho visto in porta, mi ha fatto un effetto particolare. Infatti, finito l'allenamento, io lo dico, guarda, mi ha fatto un effetto così. Bello sicuramente rivederti in porta con la maglia regina, perché fa rivivere periodi vissuti assieme, vissuti da parte della regina, dai tempi del suo settore giovanile, all'esordio, fino a che è diventato uomo. Quindi Belardi lo conosciamo tutti, ne apprezziamo le qualità dell'uomo prima, perché oggi è un uomo di quasi 34 anni, quindi è un uomo maturo, non è più il ragazzino del Sant'Agata. C'era bisogno dal punto di vista tecnico di mettere all'interno del gruppo un uomo, un portiere di esperienza, di saggezza e di qualità tecnica. Non abbiamo avuto dubbi una volta che ci siamo incontrati con Emanuele a Milano dopo un confronto a ribadire veramente la grande fiducia, il grande entusiasmo nei suoi confronti. La cosa è stata reciproca, che Emanuele si è subito detto disponibile, ma questo non c'erano stati dubbi. Quindi con l'arrivo di Belardi pensiamo veramente di aver portato un valore in più all'interno del gruppo, sia dal punto di vista tecnico, per le sue qualità sul campo, sia dal punto di vista umano professionale, perché un vissuto come il suo, con le sue esperienze personali, con le sue esperienze professionali all'interno del Sant'Agata, ha arricchito prima lui e poi arricchirà sicuramente chi avrà la capacità di potersi confrontare con lui. Buongiorno, ben ritrovati. Che dire, sono molto emozionato, la verità, perché comunque, anche se non quasi 34, ma 34 a tutti gli effetti, da domenica che sono venuto qua sto rivivendo tante vecchie emozioni, tanti ricordi, tante soddisfazioni, tanti momenti particolari, tanti momenti difficili, ma tanti giorni. Quindi io sono felice di essere ritornato. So che la situazione attuale non è quella che ho lasciato, perché io ho lasciato la regina in Serie A con tanto calore, tanto affetto, tante persone allo stadio. Però io penso che non sia solo un momento della regina, ma un momento che vive il calcio in generale. Basti vedere le altre squadre di Serie A. Io vengo dall'Udinese, l'Udinese, quando sono andato io via, era la prima in classifica, faceva 10.000 spettatori. Quindi è un momento particolare di tutto il paese che porta ad avere così poca gente agli stadi. L'unica cosa che bisogna ritrovare, secondo me, è l'entusiasmo attorno alla regina, attorno alla squadra. Questo lo si può fare soltanto la maglia, dando il massimo, far capire ai tifosi che c'è una squadra, c'è una società che vuole dare il 100% per ottenere un obiettivo che è un sogno.